Malvezzi Quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene. L'universo creato è molto più ampio di quello che credono con sicumera queste persone di cui parlavo ieri, cioè gli economisti. È molto più vasto delle loro umane conoscenze. Paolo VI, nella Populorum Progressio, nel 1967 scriveva: lo sviluppo non si riduce alla semplice crescita economica, cioè quello che viene comunemente chiamato PIL, prodotto interno lordo. Per essere autentico, deve essere volto alla promozione di ogni uomo e di tutto l'uomo. Di ogni uomo e di tutto l'uomo. Ecco, oggi voglio approfondire questo pensiero, o meglio, due elementi che sono presenti in questo brano che scrissi un po' di tempo fa. E cioè, prima di tutto, il fatto che gli economisti hanno sempre questo approccio autoreferenziante che è tipico di tutti gli accademici, cioè sentirsi superiori agli altri, in virtù di una superiorità autodefinita e autodichiarata, del tutto priva di qualsiasi tipo di fondamento. Persone che hanno studiato sui libri e non hanno mai gestito un'impresa, pagato un F24, non hanno mai messo la firma per l'ipoteca sulla casa in banca, non hanno mai dovuto pagare stipendi col proprio capitale e via discorrendo, queste persone stanno decidendo per voi come uscire dalla pandemia e stanno decidendo, attenzione, come, con dei documenti tipo quelli che io vi ho già segnalato, quelli del gruppo dei 30, Group of 30, potete trovarlo tranquillamente in rete, e allora avreste una visione che è molto diversa da quella complottista che per esempio io racconto nel mio romanzo Futura, che ho autopubblicato su Amazon, perché nessuna casa editrice italiana per ora lo ha voluto pubblicare, ma su Amazon ha invece un certo successo essendo entrato nei bestseller. Il secondo concetto invece è il fatto che loro spiegano sempre la crescita economica con il PIL piuttosto che con dei parametri strettamente economici. La crescita economica nell'economia umanistica, che è la mia visione di economia, è questa: lo sviluppo di ogni uomo, il che significa che deve avere un equilibrio di tutta la società, i poveri e i ricchi, mentre invece da 20 anni noi facciamo solo politiche per i ricchi, e di tutto l'uomo, vuol dire non guardare soltanto l'aspetto della ricchezza materiale, che ci deve essere, ma anche di quella spirituale. Ecco perché io inizierò una serie di discorsi sull'economia umanistica e il secondo sarà proprio su questo tema, cioè sul significato della libertà, dell'economia, della valorizzazione dell'uomo, dei talenti, di tutto l'uomo. Malvezzi Quotidiani, l'economia umanistica spiegata bene.